È scoppiato un dissing tra Cara e Alexandra Garufi. Ma perché prima lei era un uomo, non aveva mai detto che era donna o trans. Quindi... Secondo queste persone, io non sono una trans, sono una travestita, sono un uomo, cioè i baffi, sono una cessa. Sono volati degli insulti. Shock. E poi sono i primi qua nei commenti a giudicare Alexandra e poi difendere Cara, che è un transone. Siete un po' troppo acide per i miei gusti, mi sa che non lo fate da un bel po' di tempo. È quella che è un travestito e si mostra per un uomo. Vi dovete vergognare, siete delle ipocrite, velenose e imbarazzanti. Perché... Cara certe volte aveva degli atteggiamenti troppo maschili, ma perché mi creano disagio, cioè... È letteralmente il dramma del momento. Io non ho paura di nessuno, manco di mia madre, e dovrei avere paura di Cara. Cioè, con tutti i soldi che gli donano, non inizi il percorso di transizione? Mi sono dovuta sfogare. No, ce l'avevo qua la garofina. Hai rotto il cazzo, basta. Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TG Talk, il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. È scoppiato un dissing tra Cara e Alexandra Garufi. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip, drama e il meglio anche il peggio di TG Talk. Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, visto che è di questo che parliamo, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo TG Talk, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare. Anzi, oggi è letteralmente uno dei format che più piacciono sul mio canale, perché parleremo proprio di un vero dissing, uno scontro social tra titani. E lo facciamo partendo col botto, perché parliamo di uno dei personaggi più amati, più discussi, più virali in questo ultimo periodo. Sto parlando di lei, Cara, la nostra queen di Zeta. Sì ragazzi, tutti quanti la conosciamo per il suo Zeta, Zeta. Bellissimo, cioè la pelle d'oca. Comunque, a parte questo, a parte io super fan di Cara, ma anche delle altre persone delle quali parleremo oggi, perché parliamo di lei? Beh, innanzitutto perché in questo ultimo periodo ha fatto molto discutere per via della sua canzone, ma soprattutto per la scomparsa temporanea del suo fidanzato e della loro crisi che hanno vissuto in questo ultimo periodo. Se vi siete persi quel video in cui parlavo della sparizione di Anthony, eccetera, eccetera, ve lo lascio qui nella i di informazioni. Oggi invece ci occupiamo di uno scontro social che è veramente dell'incredibile. Cos'è? Cosa? Da una parte infatti abbiamo lei, Cara, la nostra queen dello Zeta. Dall'altra invece, fate bene attenzione, abbiamo un personaggio molto molto discusso. Lei infatti si chiama Alexandra Garufi e in molti di voi la conosceranno per via del suo passato. Perché Alexandra, prima di essere Alexandra Garufi, era Davide Garufi, l'emo di TikTok. Adesso io non ricordo benissimo tutta la storia, ma insomma aveva fatto discutere anche per via di alcune cose pubblicate su Twitter, bla 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 bla. Fatto sta che oggi è qui con noi, non qui, però nel senso nel video di oggi, Alexandra Garufi. Che cosa succede? Succede che prima di raccontarvi il vero dramma che è scoppiato in queste ultime ore, dobbiamo fare insieme un passo indietro. Tornare indietro nel tempo di qualche settimana, di qualche mese addirittura, perché diciamo che Alexandra Garufi aveva attirato delle critiche a sé per via dell'utilizzo del tormentone di Cara, e cioè questo Zeta, ok? Fate bene attenzione, perché in tutti questi mesi Alexandra Garufi aveva iniziato ad usare questo Zeta come se fosse suo. Tant'è che ad un certo punto qualcuno sotto i video di Cara le ha detto: ma scusami, ma sei parente di Alexandra Garufi che dici Zeta, Zeta, Zeta? E fate bene attenzione, perché la risposta di Cara, già mesi fa, doveva preannunciarci questo dramma imminente proprio con Alexandra. Guardate. Ma veramente l'ho inventato io. Quindi se è possibile
Magari lo dico anche, no? Visto che l'ho inventato io. Grazie. Ed effettivamente, ragazzi, Cara è la regina dello Z, perché tutti quanti sappiamo benissimo che è il suo di tormentone. Questo non vuol dire ovviamente nulla, ma diciamoci che, insomma, Alexandra Garufi ha fatto suo questo Z. E io effettivamente in questi ultimi mesi ho seguito spesso e volentieri le live sia di Cara che di Alexandra, e in particolar modo Alexandra aveva detto: ma insomma, io uso questo Z, bla 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 bla, però non c'è astio, non c'è odio tra me e Cara, quindi va tutto bene, io utilizzo questo Z, ma noi siamo amiche. Beh, amiche amiche, poi te rubano la bici, perché insomma, che succede? In questi ultimi giorni sono successe delle cose veramente incredibili. Oh mio Dio, sono super emotionated! Infatti i mesi passano, i giorni passano e arriviamo proprio ai giorni nostri. Che cosa succede? Succede che ad un certo punto, come un fulmine a ciel sereno, in live su TikTok la comunità LGBT, in particolar modo la comunità transgender, quindi Alexandra, quindi una ragazza che si chiama Cristina, Jaden, ed un ragazzo Alessio che in realtà è stato l'unico a difendere Cara, insomma queste persone iniziano in diretta a parlare male di Cara, addirittura a lasciarsi andare a dei commenti veramente agghiaccianti. Commenti che, come posso dirvi, sono al limite della transfobia. E credo che la cosa più triste in queste immagini che sto per mostrarvi è che questi insulti transfobici siano stati fatti proprio da persone transgender. Guardate. Senti donna, tu cerchi di nascondere la tua mascolinità, non vai, esatto, a farla vedere. In tutte le cose, cioè, tu, se sei una ragazza trans, vuoi essere una ragazza come tutte le altre, cerchi di nasconderti. Ma invidiosi di cosa? Invidiosi di cosa, di Cara? Di cosa? Di cosa? Ma invidiosi di cosa? Femminile, una donna nata biologica. Di cosa tu vuoi essere invidiosa di Cara? Picchiavi una nicchia di fuoco di nessuno. Io non sono invidiosa di nessuno. Mi sono capita essere invidiosa, Ridge. Io fortunatamente sono nata no femminile, troppo femminile. Quindi di Cara me ne sbatto il pesce, letteralmente. Però fa troppe cose per hype, troppe cose, capito? Fa troppe cose. Io non mi sputtano nei social per avere 4 like e 4 follower. Quindi tesoro mio, placati, ok? Amo, ma quando gli era scappato il fidanzato te lo ricordi? Esatto. O quando lei allora Cara fa tutto per hype, io non me ne frega niente, fa tutto per hype, che poi sono i primi qua nei commenti a giudicare Alexandra e poi difendere Cara che è un transone. Ah, Carona, ma Cara no, è la verità. Alexandra piange ogni notte. Grazie, ogni giorno. Cioè, Alexandra, che ha la disforia veramente, sta facendo un percorso di psicologa e psichiatra, ora prenderà gli ormoni e la giudicate a quella che è un travestito e si mostra per un uomo, non gliene frega. Ma quale gelosia e falsità? Io dovrei essere gelosa di lei. No, a dire perché non posso attivare la fotocamera, ma andate a vedere nel mio profilo che ramfimminona che sono. Quindi mi parlate piace. Poco. Siete simpatiche, mi dispiace, io non posso essere simpatica a tutte. No, mamma, sai perché? Ma perché prima lei era un uomo, non aveva mai detto che era donna o trans, quindi può sembrare un po' strano, ma perché diceva che di essere androgena. Un maschio androgeno. E poi non mi faccio vedere perché non ho 1000 follower. Se mi seguite ve le dico le cose in faccia senza nessun tipo di problema. Io non ho, ognuno può fare quello che vuole, però cioè, a me sembra un attimo una presa per il culo. Male, tu non dicevi zitta. A me sembra una presa per il culo, però allora scusate, io sono nel parere che Cara ha sempre non ha mai detto che sia una ragazza. Ma se ne frega quello che fa Cara. Nell'ultimo tempo diceva di essere una ragazza trans e lei faceva hype, ma lo fa solo per hype. Perché poi io non la vedo per niente
femminile, non la vedo per niente fluida. Ma non sapete i motivi per cui le persone fanno certe? Aspetta. Dov'è? Fanno certe cose, quindi se non sapete non parlate. Mi dispiace, Gioia, ma noi le verità le diciamo in faccia, no? Dietro. Allora, fate una cosa, invitate Cara, mandategli la diretta e la fate entrare senza nessun tipo di problema, perché paura di Cara non ne ho. Ma di certo nemmeno io non ho paura di nessuno, manco di mia madre, e dovrei avere paura di Cara. Scusatemi, cioè, se a me qualcosa non mi va e non mi piace un comportamento di una persona, io lo dico, non me ne frega niente. Io lo dico. Comunque l'altra cosa, non è per insultare a Cara, io l'amo a Cara, però se mi vengono a dire certe cose di lei, giustamente, io Ma ci rimango di scusi, merda. io ci sono amica, ok? Io ci sono amica, io ci parlavo su Instagram. Però c'è cioè, certe cose mi viene un attimo da pensare, perché io dico, se tu c'hai la disforia, io passo le notti a piangere per la disforia. Io avrei iniziato subito, cioè con tutti i soldi che gli donano, non inizi il percorso di transizione? Non inizi la psicologa? Sta facendo il laser, ok? Ma Amo, inizialo il percorso. ma tutte Io noi perché ci sto facciamo di notte passando? in quel cazzo di letto che riempiamo tutto di lacrime Ma dicendo quello non che voglio insieme, quello che questa parte del insomma, mio corpo, sorrida dalla voglio questa psicologa. parte del mio corpo. E io non intendo che devi per forza prendere gli ormoni per essere donna. Ho detto semplicemente che lei sta prendendo Ginevra, sì, Ginevra, Cristina sta prendendo gli ormoni. Quindi a priori tu non Quindi che potresti cazzo vuol prendere. dire che è più donna di Cara? No, qui, no, perché non tutte le ragazze trans qui si rispettano su TikTok. Tu sei stata la prima a non rispettarla, cara. Non è vero, io E sei ero. stata anche la prima a copiarla, come facevi? Zitta, zitta, zitta! Nelle tue dirette, nelle tue live, nei tuoi video. Ma perché chiunque lo faceva? Ah, certo, però se ti dicevano che copiavi Cara, no, io non sto copiando Cara, non sto copiando Cara. Io la sento tutti i giorni, siamo amiche. La verità la sentivo tutti i giorni. No, non la sentivi tutti i giorni. No, Ma scusami, ma tu hai l'account di Cara che vedi le nostre ma io chat? parlo con Cara e non la sentivi tutti i giorni. Te lo Io posso ti dico di assicurare che non la sì. sentivi Io tutti i ti giorni. dico di sì, c'ho le chat. Va Lei se bene, mi ha comunque bloccato, Ale, se tu reputi Cara una tua amica, l'avresti difesa. L'avresti di non difesa, perché se non la vuoi difendere, ognuno è fatto a modo proprio. Non serve difenderla. Avresti placato la situazione, invece tu l'hai alimentata ridendo e dando della drag queen a questa persona. siamo comunque d'accordo che Cara certe volte aveva degli atteggiamenti troppo maschili, cioè a Ma me che creavano cazzo te disagio. ne frega? Ma perché mi creano disagio? Cioè, come ragazza A te ti trans mi creano disagio? prendono in giro. A te ti creano disagio? Ah, Ma tu hai una tua vita, hai sofferto ma per la tua è come transizione? se mi Stai prende soffrendo in per la tua giro, perché transizione? io, scusami, io lotto tutti i giorni che mi dicono sempre o pesce, o pesce, o pesce, Beh. e ti si vede quello. E poi mi vedo lei che ci scherza Lo sai sopra qual è la differenza tra te e limitando. Cara? Che Cara riesce a essere ironica anche su queste cose, tu invece sei molto schizzignosa. Questa Ma perché io è la differenza. devo ironizzare su una parte del corpo che mi crea disforia? E allora Che perché? cos'è Ma la scusa, perché non può disforia? fare una persona che non è nessuno per te? Ma non è questo il punto è che sta scherzando su una cosa di cui non si dovrebbe scherzare, cioè Ma chi se lo sei dice? Ma chi lo dice? Ma trans. chi cazzo sei? La paladina dell'LGBT? Ma chi sei? Ma a me dà fastidio quella cosa quando ironizza, ok che ironizza, va bene, ti sta simpatica, non ti sto dicendo che non puoi quella roba là. Ma cioè, a me crea disforia, anche a lei crea disforia da quello che so. E non capisco Scusa, come faccia ad essere non sarebbe stato più così. carino mandargli un messaggio? Invece di, non sarebbe stato più carino mandargli un messaggio invece che alimentare la discussione in live, gli insulti in live, che oltretutto l'avete insultata pesantemente perché l'altra ragazza è stata anche bloccata. Ma io non ho detto niente, solamente Tu, che è vero, pensavo non hai detto che ci fosse. niente di che, ma hai riso a tutti gli insulti che ha detto Cara, che ha detto come cazzo si Ma chiama? io non l'ho insultata. Ma hai riso ai suoi insulti, hai riso agli insulti della tua amica, invece che difendere la tua amica, visto che la definisci così. E io sono certo che voi non siete amiche, che Cara non ti definisce amica, perché Cara non ha mai fatto un video dove dice che tu sei sua amica. Anzi, tutt'altro, cioè, mi dà un fastidio. Lei riceve delle donazioni e tu hai detto questo, con tutte le donazioni che riceve, ma perché non si va a fare delle sedute dallo psicologo? Perché non inizia la sua transizione vera e propria? Ma tu, ma come ti permetti? Io? Sì, come ti permetti?
Io semplicemente ho detto una mia opinione, No, scusami. questa non è un'opinione, perché ognuno delle sue donazioni, dei propri soldi, fa il c***o che vuole. È come Dico. se io vengo da te, è come se io vengo da te da tutte le donazioni che hai preso facendo. Rose, Rose, shock, shock, facendo tutte quelle carda. E io è come se io vengo nella tua live a dirti: ma certo, con quelle donazioni, ma perché non ti rifai tutta la faccia? È la stessa cosa. Per caricare tutta la faccia costerebbe più di 15.000 euro. La psicologa ti può costare massimo 60 euro, 100, 200 euro. Ma ognuno della propria vita e dei propri soldi fa quello che vuole. Se Cara non vuole togliersi l'alone della barba come dici tu, che è stata una cosa pessima, perché se ti togli quel cazzo di filtro ce l'hai anche tu la barba. No, io ho fatto il laser. Ma si vede comunque, c'è chi se lo può L'alone si permettere e c'è vede chi non se lo può perché non ho iniziato permettere. con gli ormoni. L'alone si toglie con gli ormoni. Cioè, non è che col laser tu risolvi tutto, perché comunque il testosterone li produce i peli della barba. Appunto, io credo che c'è ognuno se ha deciso di fare la transizione, di diventare quello che vuole diventare perché non si sente bene con il proprio corpo, ha tutto il tempo possibile per farlo. Non ci deve essere nessuno, nessuno che deve dire cosa deve fare o cosa non deve fare. Ti voglio fare un altro esempio. Tu ieri hai fatto, o ieri o l'altro ieri hai fatto una diretta dove stavi tipo sotto psicofarmaci, si può dire? Ieri? L'altro ieri non lo so, Ale, perdonami, non è che ti seguo tutti i cazzo di giorni. Io non prendo psicofarmaci. Farmaci, non lo so, hai detto sono un po' drogata. No, sono fatta, sono un po' fatta. Non dire di no. Mi hanno mandato la registrazione, fatto. Io sono un po' fattina, amo, e l'hai detto a Jaden. Semplicemente, ma è una cosa alimentata tantissimo, è semplicemente perché soffro di insonnia e mi prendo 2 gocce per dormire. Appunto, e fare una diretta, visto che tu vuoi fare tanto la paladina, fare una diretta in quelle condizioni, perché tu avevi gli occhi così, sembra che ti eri fatta non so quante bombe. Così, è Non è bello? vero, avevo preso due No? gocce, due, No? perché il dosaggio mio è due, perché il farmaco è forte e mi fa quell'effetto, ma non mi andava di andare a letto e lasciare Jaden da sola in live. Cos'è che c'è di sbagliato, scusami? No, non c'è niente di sbagliato stare in live, c'è di sbagliato raccontare certe cose in live. E che cos'è che stavo raccontando, scusami? Ma visto che vuoi fare tanto l'idola delle bambine, delle ragazze su TikTok, delle ragazze transessuali, vuoi fare la paladina della giustizia, non mi sembra bello dire sono un po' fattina, amo. Mi do l'ora di dormire. Scusami, che cosa dice una persona quando ha sonno? Che non vede l'ora di dormire. Ma vattene a dormire invece di continuare la live. Ma mi andava di parlare con Jaden, perché devo andare a dormire? Se hai sonno, vai a dormire. Ho capito, ma non mandava. Io credo che Alexandra dovrebbe fare una bella figura e scrivere innanzitutto delle scuse a Cara, anche se già l'ha fatto, ha detto, eppure è stata bloccata. Eppure sei stata bloccata, quindi lì c'è qualcosa che non va. Come mi stanno scrivendo nei commenti, non è vero che se una donna transessuale prende gli ormoni è più donna di una ragazza che non li A prende. me Non però è l'hanno così. sempre detta sta roba, non degli ormoni, di quello di prima che stavi dicendo, mi sono anche dimenticata di che parlavi. Non, di che cosa stavi parlando prima che mi sono Boh, dimenticato? evidentemente non mi ascolti, hai già preso le gocce per dormire? No, è perché Ah, parli ok. veloce, non ti ho sentito. Boh, non lo so, stavo parlando dell'alone, della barba, stavo parlando degli ormoni, stavo parlando delle donazioni, stavo parlando un po' di tutto. Infatti, io ho semplicemente detto che sono andata dall'estetista e c'era una nuova estetista, che non era quella che c'era di solito, e mi sono trovata bene, ho detto, oh, meno male, sarà perché mi sono curata di più, perché non è sempre così, alcune volte mi danno del maschio. Scusami. Hai cambiato, cioè io ti vedevo nei per te dal 2000, non so, 2020 più o meno. Prima eri emo, poi eri così, che ci sta a cambiare nella vita. Io l'ho fatto, io sono il primo che l'ho fatto, però. E allora perché mi prendi in giro riguardo al fatto che ho cambiato stili di vestirmi? No, vabbè, cioè io la sto prendendo in giro, cioè ti sto prendendo in giro, sei seria? Mi hai detto hai cambiato 100 skin, potevi dire semplicemente hai cambiato stili perché sono passati di moda, non ti Ma piacevano amo, io più. sono moderno, cioè ti dico skin.
Ti dà fastidio, ti dico stili, scusami. Aspetta, quindi se la tua gente ti insulta e ti dà che sei maschile, non è vero. Se la gente ti dice che io ti sto prendendo in giro, in questo caso è vero. Quindi quando ti conviene ascolti la gente, quando non ti conviene non l'ascolti la gente. Ciò che sto dicendo io è che tu dovresti capire e prendere come consiglio di maturare un po'. Di maturare un po', perché sei molto seguita, tu magari non ci fai caso, ma tu sei molto seguita, tu fai un sacco di gente nelle dirette, e invece di parlare di cose produttive, come fa molto, molto spesso Jaden, devo dirti la verità, lo fa molto spesso, perché io sono a ogni diretta di Jaden, perché sono a casa in questo momento, non sto lavorando, ho dei miei problemi, quindi cerco qualcuno che mi tiene compagnia anche da virtualmente, e te lo giuro che fa dei discorsi che rimango a bocca aperta, che neanche io che ho 22 anni riesco a fare. Due live, dici solidarietà tra femmine, solidarietà tra donne transessuali, questo e quest'altro, e oggi hai fatto uno schifo totale, hai fatto uno schifo totale. Ma io ho semplicemente espresso una mia opinione esagerando leggermente. Guidami se volete. Che cosa hai detto, scusami? Ho detto, l'hai detto pure te che non ho insultato a Cara, quindi tutta questa... No, io personalmente non mi ricordo che abbia sentito che tu l'hai insultata. Ma io non l'ho insultata. Io però non, mi ricordo io che tu gli hai dato del contesto. Mi ricordo però che tu gli hai dato della drag queen. Ma io ridevo del contesto, tralasciando questo, io ridevo del contesto perché venivano usati termini che non c'entravano nulla. Poi fatto della drag queen, mi scuso per averlo detto, avrò io frainteso, detto male, mi sarò espressa male e mi dispiace. Non so che dire. Mi dispiace, non oso immaginare come si è sentita Cara in quel momento, guarda. Non oso immaginare. Semplicemente... che è stato veramente uno sbaglio brutto, perché io comunque nelle vostre dirette ci entro e vedo quello che vi dite tra di voi e chi è stato menato dai genitori e chi non è stato accettato e chi è stato accettato ma con difficoltà e questo e quest'altro, cioè, e poi fate le prime cose le fate voi? Quest'altra invece sta continuando a buttare cose che non c'entrano completamente nulla e a difendersi su qualcosa che non si può difendere invece di chiedere scusa. E anzi, manco scusa, mi dispiace. Grazie. Mi dispiace per tutta la gente che la guarda. Non ho insultato, l'hai detto anche tu. Non ho insultato. Non capisco tutta questa aggressione solamente. Cioè, di fronte a queste immagini, il grande pubblico di TikTok ha fatto un passo indietro e ha iniziato a difendere letteralmente Cara. Come abbiamo visto in questo video, c'è questo ragazzo, Alessio, che prende le difese di Cara e che dice: ma come ti permetti ad Alexandra di dire queste cose? Cioè, nei confronti di Cara, dire le donazioni le deve spendere per uno psicologo, non è abbastanza femminile, insomma, dei commenti veramente che fanno male, se detti soprattutto da una persona transgender, come lo è anche Cara, no? Cioè, è stato detto di tutto, è un travestito, un travione, cioè, veramente, dei termini che io mai e poi mai mi sarei aspettato, innanzitutto, da una persona intelligente nel 2023. Ma me li sarei aspettati ancor meno da una persona che fa parte della comunità LGBT, in particolar modo la comunità trans. Questo è quello che penso io, ragazzi. Però insomma, ci sarà modo di parlare anche di questo. Che cosa succede? Succede che ovviamente di fronte a queste immagini, ve lo ripeto, tantissime persone hanno preso le difese di Cara e ad un certo punto la stessa Cara, stanca, stufa marcia di tutto quello che è successo, decide in un primo momento di pubblicare un video sfogo proprio su TikTok. Non fa nomi, non vuole fare nomi, ma diciamo che vuole levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Guardate. Io volevo solo dire una cosa, ma parlerò molto seriamente perché sono veramente vomitata. Ieri mi hanno invitato parecchie persone a interagire in una live che non dirò il nome assolutamente. Solo che io non ero connessa e quindi non ho potuto partecipare a questa bellissima live dove si parlava di me, anzi si sparlava di me. E in poche parole, niente, la sostanza, il succo di frutta è che io, secondo queste persone che sono delle ragazze trans, io non sono una trans, sono una travestita, sono un uomo, cioè i baffi, sono una cessa, sono praticamente stata giudicata, no?
Voglio dire solo una cosa, ma siamo tornate all'asilo? No, non puoi giocare con noi perché noi siamo troppo belle. E poi, vabbè, non importa. E comunque vorrei dare solo un piccolo consiglio perché io non sono Caterina Casulla dallassù che può dare lezioni di vita. Però mi sento di dire che se dovete parlare di una persona che non è nemmeno presente, che non si può nemmeno difendere, cercate di farlo educatamente perché non siamo più all'asilo, siete persone adulte, va bene? Mi fermo qua, non voglio aggiungere altro. Io rimango cessa, rimango brutta, rimango un uomo, non importa, va bene così. L'importante è che quando voi vi guardate allo specchio siete convinte di essere migliori di me. L'importante è quello. E dopo aver condiviso questo video sfogo su TikTok, Cara si lascia andare ad un vero e proprio sfogo a cuore aperto, questa volta però in diretta su TikTok. Inizialmente lei non voleva fare i nomi delle persone che l'hanno insultata in queste ultime ore, ma di fronte ai gravissimi insulti, alle gravissime offese ricevute, anche lei non ce la fa più e dice un nome. Ed esce proprio il nome di Alexandra Garufi, che prima le ha rubato questo Z e poi l'ha addirittura offesa in live. Ascoltiamo insieme quello che è stato il racconto in diretta, veramente molto forte, della nostra cara. Guardate. Le volevo neanche fare i nomi, ma visto che loro lo fanno sempre il mio nome in bocca, adesso faccio pure io il nome, poi non mi interessa se faccio pubblicità, se li sponsorizzo, non me ne frega un cazzo, tanto capirai che bella pubblicità li sto facendo. Voi andatele pure a seguire, non mi interessa, raga, però almeno avete capito cosa sono certe persone e se lo meritano questo sputtanamento, se lo meritano, non me ne frega un cazzo. Allora, se non volevate essere sputtanate, ci pensavate due volte a dire determinate frasi sul mio conto che non mi conoscete, non mi conoscete e non mi conoscerete mai. Perché io delle persone che del genere non le vorrò mai conoscere, no? Che quella mi diceva no, vabbè, poi ci vedremo. Toh. Ci vedremo, sì. Ci vedremo. Ma io sono troppo uomo, io ho i baffi, non ho i comportamenti di una donna, io scherzo sul pesce. Ah, no. Ma andate a bervi un bicchiere di vino, scassa cazzo. Andate a bere un po' di vino rosso, fatevi un po' di sangue nelle vene, scassa mia. Ah, ma per noi lei, no, lei ci sta facendo imbarazzare. Ma andate a prenderlo. Vai, così vi sentite un po' meglio. Siete un po' troppo acide per i miei gusti, mi sa che non lo fate da un bel po' di tempo. No, basta, quando ci vuole, ci vuole. Basta! Mi sono sempre stata zitta, sempre, sempre zitta e bassa, adesso sta lingua la uso pure io, sono avvelenata, 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 basta, adesso basta, oh, e basta, è sempre zitta, sempre buona, e non voglio dire mai niente per non essere bannata, e non voglio dire mai niente per non creare casini, oh, basta! Il culo mi fa male, eh? Basta. Adesso prendetelo un po' voi. Basta. Adesso basta. Fine. Mi sono dovuta sfogare, ce l'avevo qua. Qua ce l'avevo, sta garofina. Garofina, garofina. Qua ti avevo, basta. Se io sono brutta, ma voi, guarda, io non mi voglio mettere allo stesso livello, per carità. Io non sono nessuno, non sono in nessun livello. Ma neanche sottoterra come il vostro livello sono io. Per carità di Dio, guarda, perché io certi commenti non li avrei mai fatti su una persona. Vi dovete vergognare, siete delle ipocrite, velenose e imbarazzanti, perché sentire determinate cose da persone, da ragazze trans che siete voi, che dite di essere voi, siete delle velenose. Basta, non ho nient'altro da aggiungere. C'è questo Alessio? Peccato, lo volevo ringraziare. Vabbè, raga. Ho ringraziatelo da parte mia. Non importa, adesso devo staccare. Grazie per avermi seguita. Sta parlando di me in live?
Vabbè, andate da lei, andate a seguire, andate a supportare, a me non me ne frega un cazzo. Quello che avevo da dire l'ho detto. Un bacio grande a tutti, raga, mi sono dovuta sfogare. No, ce l'avevo qua la garofina. Hai rotto il cazzo, basta. Ma il fiume in piena di cara sui social non finisce con questa live. Infatti ad un certo punto pubblica un TikTok dal titolo "Mi hanno insultata". E ancora una volta Cara torna sull'argomento, torna a parlare di quello che è successo con Alexandra Garufi e di questa anche diatriba sul dramma di Zitta. Ascoltiamo insieme ciò che ha detto e poi ne parliamo. Guardate. Niente, voglio dedicare questo appunto 2 minuti di tempo a questa persona qua, anzi a queste persone qua, che si sono permesse di denigrarmi, di insultarmi, di giudicarmi in una live, che loro non mi conoscono proprio, e mai mi conosceranno, perché certe persone che parlano così di un'altra, io non le vorrò mai conoscere. Mi sono sempre stata zitta, sempre a subire, adesso basta, adesso mi sono stancata, adesso il veleno lo faccio uscire pure io. E basta, non voglio fare nomi perché, guarda, proprio non te lo meriti. Mi hai sempre copiata nei video, è sempre con zitta, ma zitta pure che hai fatto credere che l'avevi inventato tu, che per carità di Dio non è niente di che, stiamo parlando di una sciocchezza, ma comunque i diritti dell'autrice sono io. Mi sono stata zitta che mi copiavi persino nelle live, che mi copiavi con l'espressione, che mi copiavi con ogni frase che dicevo. E che cazzo, adesso mi hai stancata, adesso basta. È sempre per paura, è sempre per non creare casini, sempre zitta veramente, sempre che non dicevo niente, basta! Adesso chi vuole intendere ha inteso e non mi interessa, tu mi vuoi dare l'aglio da mangiare a me e io ti ricambio con la cipolla, non me ne frega un cazzo, basta, l'aglio a me, la cipolla! Trovati una personalità tua. E no che finché ti andava bene mi copiavi, adesso invece io sono quella che fa vergognare tutte perché ironizzo sul pesce. E che cazzo devo fare se ce l'ho? Ce l'ho! Utengo pesce, che devo fare? Piango? Mi dispero? Mi piglio di psicopatia? Che devo fare? Basta, ci scherzo, ci ironizzo, poi quando sarà in una clinica svizzera mi vado a arrivare, ma basta, ma che devo fare? Quindi, di fronte a tutto questo, noi che cos'è che abbiamo visto finora? Abbiamo visto delle persone, transgender esattamente come Cara, che l'hanno insultata, hanno addirittura detto delle cose gravissime sul suo aspetto fisico, sul suo comportamento, sul suo modo di fare. Insomma, non si sono risparmiate queste ragazze, no? E la cosa triste è che anche dopo le risposte di Cara non ci sono state delle scuse, almeno non al momento. Io sto registrando questo video e mai e poi mai ho visto una parola scusa, non l'ho vista. E mi dispiace molto perché reputavo, ma reputo anche adesso, Alexandra una persona intelligente. Spero che guardi questo video e che insomma abbia modo di ascoltare le mie parole. Secondo me a volte, se si sbaglia, come in questo caso, da persone intelligenti bisognerebbe chiedere scusa, perché si può sbagliare anche a parlare, però nel momento in cui ci si rende conto di aver sbagliato, si può anche chiedere scusa. Questo è quello che penso io. Quindi queste scuse non sono arrivate. Addirittura. Addirittura una ragazza, credo Cristina, ha pubblicato altri video, altri insulti, se vogliamo, nei confronti di Cara, e lo ha fatto in una maniera che veramente mi ha lasciato sbigottito, no? E a lasciarmi sbigottito sono stati anche i repost di Alexandra e di altre persone che hanno detto, beh, io lo sto ripostando perché dice solo e soltanto la verità. La verità, ragazzi, sono degli insulti contro una persona che non ha neanche mai parlato di loro? Boh. Quindi, di fronte a tutto questo, lo sapete che io non mi espongo mai, però voglio mandare un grandissimo abbraccio a Cara perché questo odio gratuito nei suoi confronti, onestamente, non mi sembra giusto. Vi posso dire una cosa? Chi sono le persone per dire questa persona è troppo mascolina, quindi non si può definire transgender come noi, non è una ragazza? Insomma, io ho veramente ascoltato le parole taglienti che sono state dette nei confronti di Cara e tutto veramente mi sarei aspettato, tranne che
che questo. Cioè, si parla tanto di solidarietà tra tutti noi della comunità LGBT, no? Ma perché? Cioè, perché non c'è questa solidarietà? Lo capite che di fronte a questi insulti, di fronte a questa transfobia, cioè, c'è veramente un, non so come dire, ma si crea un abisso tra le persone. Questa cosa non va bene, non serve a nulla odiarsi. Cioè, non si può definire transgender perché non prende gli ormoni e quindi non lo sei veramente, ma nel 2023 abbiamo bisogno per forza di prendere degli ormoni per dire che siamo un uomo o una donna. Io credo che una persona che fa un percorso sia libera di scegliere se prendere degli ormoni oppure no, e sia libera anche di sentirsi donna o di sentirsi uomo, ma questo è un problema, tra virgolette, problema. Suo, è un affare suo, non è di certo un problema per gli altri e non deve assolutamente esserlo. Quindi, insomma, finisco questo video dicendo che mi auguro che, insomma, si chiarisca prima o poi questa situazione tra Cara e Alexandra, anche perché veramente vedere questi spettacolini sul web, sì, noi ci ridiamo e scherziamo perché ci piacciono i drammi, i dissing, ma diciamo la verità, di fronte a questo genere di insulti, un po', insomma. Ci rimaniamo male anche noi. Detto questo, però, adesso fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, da che parte state, da quella di Cara o da quella di Alexandra e queste altre ragazze che hanno speso delle parole non molto carine nei suoi confronti? Aspetto i vostri commenti qui sotto come sempre. Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai! Saluta, Mark! Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!